Anselmo Bordigoni, chiamato da tutti più brevemente il Bordiga, comparve sulle rive del lago, nel luogo delle sue prime vicende degne di cronaca, intorno al 1928-1929, in qualità di maestro elementare. Certamente proveniva come tipo umano dalla Valle Padana ed era un esemplare comune, benché molto sviluppato, di quella gente che vive lungo il Po e i suoi affluenti. Signor maestro, buongiorno. Buongiorno maestro. Nel luogo dove capitò a vivere, egli era positivamente il più grande e grosso uomo che si fosse mai visto. Buongiorno. Voci di caffè volevano che il Bordiga, pur essendo diplomato maestro, non avesse mai insegnato prima di allora. Lui non aveva né confermato né smentito, perché non era uomo che amasse parlare di sé. Anzi, era uomo che non amava parlare affatto. Maestro! Ah, oggi alborelle, buone! Grazie per pensare sempre a me. Mi piacciono. Calzoni. Pardon. Anche i suoi metodi di insegnamento, forse inconsciamente precorritori della moderna pedagogia, erano il frutto di un continuo studio per emettere il minor numero di parole possibile. Così come era, o come prevedibilmente poteva essere stato una trentina di anni prima, il Bordigoni aveva procreato tre figlie. Le due maggiori lavoravano presso una casa di spedizioni. Sedevano allo stesso tavolo, davanti ad un unico registro, sul quale scrivevano contemporaneamente una la madre e l'altra la figlia, in un sincronismo perfetto di loro invenzione che era di molto rendimento. La terzogenita a Ginevra non sembrava appartenere alla famiglia, sia per la sua figura mingherlina, sia perché, salvo che per andare alla prima messa la mattina, se ne stava quasi sempre rintanata in casa a sfaccendare. Sembrava, più che una figlia, una parente orfana, tenuta per carità. Suo unico svago, la lettura di Carolina Invernizio e di altri autori macabro-sentimentali, che avevano fatto di lei un'anima in ombra. Ginevra, il caffè! Eccomi! È pronto questo caffè?
Sì, sì, subito! Eccomi! Era ora, Ginevra. Fanno qualche nuovo film stasera al cinema, papà? Cosa danno? Il Cosiro. Danno il vampiro. Il vampiro. Il vampiro? Allora vengo anch'io. Ma lo zucchero. Scusa. No, aspetta, lo prendo io. Ne vuoi? Io no, figurarsi. Già non dormo mai. E anche te con quegli sfoghi. Ti fa male, eh? Sarà l'età. Io vorrei sapere quando passa l'età. Della moglie del Bordigoni nessuna traccia. Come se fosse morta per puro squilibrio fisico tra lei e il marito. Se non proprio sotto il suo peso. Tutte le sere, tranne il lunedì che era chiuso, il Bordigoni si trasferiva al pianoforte del cinema Tiraboschi, dove sfogava l'altra sua passione, la musica. Meglio e peggio del vampiro. Cosa il Bordigoni suonasse, nessuno era in grado di dirlo. Ed era opinione comune che gli pestasse sui tasti come veniva, ispirandosi in qualche modo alle scene che vedeva succedersi sul telone. Ma c'era anche qualcuno che veniva al cinema più per sentire lui che per vedere la pellicola. Bibite, chiama Billy Gassofè. Prego. Mi no, permette. Grazie, non si disturba. Non prendiamo nulla. Vabbè, cioccolate. Silenzio! Malcreati! Silenzio! Prego, signore, grazie. Caramelle, cioccolate! Non gridi, non disturbi il maestro, per piacere, per piacere! Nozioline e caramelle! Silenzio, detto! Uno, due, 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 uno, due. Bordigoni? Un momento, devo dirvi qualcosa. Abbottonatevi. Pardon. No, no. Non è di questo che volevo parlarvi. Ma ditemi, Bordigoni,
Come si chiama questa scuola? Eh? Scuola elementare? C.M. Balinari. 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 Carlo Maria Balinari. Martire fascista trucidato dai rossi sul sagrato del Duomo e di cui oggi, 2 aprile, ricorre l'undicesimo anniversario della morte gloriosa. Ah. Mi sembra che la cosa vi giunga nuova, Bordigoni. Io sono qui solo da 4 anni. E allora sono 4 le circolari che vi ho inviato per ogni 2 di aprile, e sempre con le stesse disposizioni. Tema in classe sulla gloriosa figura del martire. Alunni in divisa, insegnanti in camicia nera. Quindi come vi giustificate? Lo sapevate che la dovevate indossare? Se lo sapevamo, la indossavamo. Io però non l'ho. Troppe cose non avete, Bordigoni. Non avete la camicia, non avete il distintivo, non avete la tessera, non avete la coscienza degli storici momenti che noi stiamo vivendo, né dei compiti sacri che la patria affida a noi educatori. Non avete mai sentito, non dico il dovere, ma neanche la curiosità di partecipare a una sola delle nostre riunioni serali alla Casa del Fascio. Io la sera suono al cinema Tiraboschi. Il lunedì il cinema è chiuso, Bordigoni, e le riunioni noi le teniamo il lunedì. E stasera è lunedì. A stasera. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, così sia. Ciao ragazzi, salute Bordigoni. Ho portato i lombrichi, signor maestro. Bravo. Ehi, Carletto. Guarda quanti ne ho trovati io. Beato te. Domani ci porto anche te. Va bene. Guarda. Annecchini Paolo, Francia capitale Parigi. Barravecchia Claudio, Spagna capitale Madrid. Camurrati Italo, Londra capitale Inghilterra. Hai visto che asino? Sì, sì, lei mi dirà che il cavedano è un pesce immangiabile. D'accordo, fa schifo. Però, scusi, sa, è intelligentissimo. I suoi lucci, le sue trote, le sue alborelle saranno squisiti, non lo metto in dubbio. Però sono dei poveri cretini. Eh sì, lei butta e quelli abboccano. Il cavedano invece. Ma lo sa che sono intelligentissimi e ci conoscono tutti per nome, cognome, indirizzo in tutto il paese? E poi io sono in guerra con loro fin da quando ero bambino. Mi riconoscono subito. Ha voglia mascherarsi. Per esempio, il trucco della veletta. Dopo 3 giorni me l'hanno belle scoperto. Per cui io adesso... Lei non mi ha visto! Io sono partito! I cavedani? No! No, no! Non mi devi chiamare per nome, porco Giuda! Adesso lo sanno anche in mezzo al lago che sono qui! Ma quante volte te lo devo dire di non chiamarmi per nome? Ma che lì le proprio... Porco Giuda! Buonasera, maestro. Mi manda la signora contessa. Dice se questa sera può venire a farci un po' di concerto. Che lei arriva in visita anche il signor colonnello Capponi. La signora contessa l'ha avvertito in tempo, ma ha detto, tanto è lunedì, il cinema è chiuso e vedrai che il maestro non ha niente da fare.
Allora, viene? Cosa le dico? Eh? Ho capito. Chi tace acconsente. E adesso vado, altrimenti lei mi attacca uno di quei bottoni che non finiscono mai. E così il Bordiga quella sera si dimenticò, o volle dimenticarsi, della riunione alla casa del fascio. La sua musica mi travolge, mi fa pensare ai tempi passati, ai balli a corte, alla regina, a tutti quei gentiluomini, al conte. Come si chiamava? Ma sì, quello bello, biondo, alto, con gli occhi azzurri. Il conte... Il conte? Dalle braghe onte. Oh, prego, maestro. Ancora. Oh. Mi ama! Mi ama, Boia Faust! Mi ama! Lo so. Io lo so. Però... non mi si concede. Fa la civetta con tutti. Ha visto stasera con quel pancione maledetto di quel pianista? No. Sentane, se avessi ancora l'età, monterai sul cavallo e via! Via al galoppo tutta la notte. Ma se non c'ho neanche la forza di vomitare, ma cosa vuoi galoppare? Adelaide... Adelaide, sono 40 anni, 40 anni, caro lei, che mi fa spasimare, che vengo da Mondovì per lei, tutti i mesi, Boia Faust, e solo per vederla, per adorarla, e già perché tutte le mie notti me le fa passare lì, sa? Da solo. All'albergo Metropoli! Oh! Oh, oh mio, mio povero. Oh. Colonnello. Io non ci voglio più stare da solo in quell'albergo lì. Venga, basta. Venga, l'aiuto. L'aiuto. Oh, sì, sì. S'accomodo. Io voglio te, Adelaide. Ti metto comodo. Mandiamo una circolare. Io sono d'accordo. Tu metti l'ordine del giorno. Sì, anch'io. E tu? Adelaide, tu? Bene, sorridi, se ne riparla lunedì prossimo, alla nuova riunione. Sorridi, Adelaide, tesoro mio. Buonasera. Oh, Boia Faust. Adelaide. Amore, Adelaide. Adelaide.
tua voce. Buonasera. Gentile. Attenti! Bene, bene. Bravi. Seduti. Maestro Bordigoni, sono qui per voi. Siete desiderato immediatamente in sala insegnanti. Non mi chiedete da chi? Da chi? Il camerata fiduciario del partito Bistoletti è venuto in visita d'ispezione alla nostra scuola e desidera parlarvi personalmente. Andate, vaderò io alla classe. E voi scrivete, ma non quello che pare a voi, bensì quello che pare a me. Allora, tema. I bimbi d'Italia sono tutti balilla. Finalmente vi conosco di persona. Eh sì, perché di vista e di fama vi conoscevo già. Gran pescatore, esimio concertista. E secondo il rapporto del camerata Cometta, vostro direttore, un pessimo fascista. È vero? Non lo so. Lo so io. Che di uomini me ne intendo. Non è vero. Sono sicuro, per esempio, che quello che il Cometta chiama repulsione a indossare la divisa o anche la sola camicia nera è indice invece di sensibilità e autocritica. Tu, camerata Bordigoni, sei cosciente che... Sì, insomma, con il tuo fisico daresti un'idea sbagliata del fascismo, che è invece una cosa agile, dinamica. E coi calzoni sempre abbottonati. Porgo. E se ti rifiuti di partecipare, come dice qui nel rapporto, a riunioni, dibattiti, è solo perché sei un taciturno. Cosa dibatte uno che sta sempre zitto? E quindi, caro Bordigoni, sei dispensato dalla divisa e dalle riunioni, va bene? Grazie. Al tuo direttore ci penso io. Però, anche per tappargli la bocca, una cosa la devi fare, la più semplice, la meno faticosa. Iscriviti al partito. D'accordo? Domani stesso ti aspetto in sede. E ora, ognuno al suo lavoro. A domani. Camerata Bordigoni. Non sapremo mai se il Bordigoni quella volta si sarebbe ricordato dell'appuntamento. Perché la mattina dopo si svegliò con una febbre da cavallo. Forse per lui malattia psicosomatica per difendersi dalla politica. E per le figlie malattia politica per non difendersi dal diavolo tentatore. Infatti, giustificate dall'urgenza, dovendo chiamare un dottore, chiamarono il più vicino. Rosolia, sicuro. C'è qualche epidemia a scuola? Qualche bambino assente nella sua classe? E allora come l'ha presa? Comunque non c'è assolutamente da preoccuparsi, signorine, perché si tratta di una semplice rosolia. Forse sarà di origine nervosa, non so. Ma io non posso proprio stabilirlo, vero? A ogni modo, che gliel'abbiano attaccata oppure che se la sia fatta venire da sé, adesso l'importante è mandarla via. Dottori, non gliene servono mica. La cura migliore è stare a letto, al caldo. Mangi quanto vuole. Prego.
Vostro padre non ha bisogno di nient'altro, signorine. E voi? Già che c'è? Io non mi sento niente bene. Neanche io. Anch'io. Ho dei disturbi terribili. Cos'è che hai? Che peccato, questo bel collo. Con questi brutti faroncoli. E te? Non dormo mai. Insonnia terribile. Perché non vivi di giorno? La natura si vendica, sai. E tu? Io? Tu? Ho delle visioni, sempre. Vede uccelli strani. Pavoni! Sei una medium. Potrei fare di te una nuova Eusapia Paladino. Bene. Non posso mica visitarvi qui. Venite nel mio studio. Vi aspetto. Te oggi. Te domani. E te dopodomani. Spogliati. Stenditi. Baciami. Era arrivato anche lassù, ritardatario ma implacabile, il sonoro. Il Bordigoni, che appena guarito era corso al suo amato cinema Tiraboschi, meditando chissà quale sinfonia, si ritrasse in buon ordine sconfitto. Parlano. E beh? Maestro! Maestro, io sono vostro ammiratore, permettete, Luigi Persichetti. Sono musicista anch'io, e vi capisco. Quelle vociacce isteriche, musica in scatola. Ma se volete possiamo continuare a farla insieme, quella vera. Volete un caffè? E così possiamo parlarne. Maestro? No, non vi preoccupate, voi state a sentire, parlo io. Cosa gradite, maestro? Una strega. Senz'altro, maestro. Io avevo pensato di formare un'orchestrina. Un'orchestrina volante. Io al violino, il signor Sergei al sassofono, il collega Pelliti alla batteria e voi, maestro, al pianoforte, se siete d'accordo. C'è un'orchestrina alla buona che gira nei dintorni, nelle balere, solo i giorni di festa. E si guadagna anche qualcosa, ma soprattutto si sta allegri, in libertà. Cosa ne pensate? Perfetto! Perfetto! Non potevamo trovare un pianista migliore. Siamo un'orchestrina senza concorrenza. Bevete qualcosa, maestro? Strega. Sì. Abbiamo una richiesta per cui direi di fare qualche provettina. Sì. Che cosa ne direbbe se ci vediamo domani pomeriggio? Un paio d'ore?
Sì, ha detto sì. Allora è fatta, ragazzi. Siamo a posto. Possiamo fare tutto quello che vogliamo con un pianista. E così quella sera il Bordigoni entrò a far parte di una banda di rifiuti del fascismo. Luigino Persichetti, detto il Ginetta, respinto perché non era propriamente un esempio di maschia virilità littoria. Dante Sercheil per certi suoi precedenti penali. E il Pelitti perché, mancandogli l'indice e il medio della mano destra, non poteva fare il saluto romano senza fare le corna. Qui ci vuole un brindisi. Cosa bevete, maestro? Niente. Ma gli sfoghi sono passati. Quell'uomo mi ha guarita. Sì, sì. Forse ti ha guarito il corpo, ma ti ha malato l'anima. Quell'uomo è il diavolo. Scaccialo. Prega e non peccare più. Diventi Ave Marie alla Vergine. E chi che le arriva a Ginetta? Ehi, Ginetta, siamo pronti. Il maestro arriva. E sei guarita anche tu? Sì. Non hai più avuto insonnia? Niente. Oh, prega, prega. Di 40 Ave Marie. Così, maestro, piano. Piano, ecco, entrate con l'altra gamba. Ecco. Sì, sì, niente paura che vi reggo io. Sì. Entrate così. Ecco, tirate fuori la gamba. Te, ciapa la batteria. Mettetevi comodo. E questa la mettiamo qui, maestro? Dammi il violino, dai. 60, 80 Ave Marie. Ego te absolvo peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sanctis, e amen. Vai allora! Via! Per una quindicina di chilometri intorno, nei circoli operai, nelle osterie, negli alberghi, dovunque nei pomeriggi di domenica o nelle nottate del sabato si ballava, era presente l'orchestra del Ginetta. In breve, la loro fama corse le valli e le campagne. Generale, il tango del cucù, parole mie, musica del maestro Bordigoni. La scorsi dietro una vetrina, la graziosa signorina che vendeva orologi e gioielli. La passione mi spingeva, lesto entrai nella bottega, lei mi chiese con fare monè: cosa desidera, signore? La vocetta era un amore. Mi confusi e parlai così: cucù, cucù, io vorrei quel bel cucù che sta lì dietro a me. Oh, come lo vorrei, oh, come lo vorrei, cucù, cucù, io vorrei quel bel cucù. Non ho mai visto alcun cucù così grazioso, così armonioso, così frufru. Thank you.
vorrei quel bel cucù che sta lì dietro a lei. Oh, come lo vorrei, oh, come lo vorrei, cucù, cucù. Io vorrei quel bel cucù. Non ho mai visto alcun cucù così grazioso, così armonioso. Porca miseria, che fatica, è stata una serata tremenda. Quando il veglione era nei paesi lontani, i quattro orchestrali non se la sentivano di tornare a casa in motocicletta nelle fredde ore dell'alba e dormivano allora in qualche gelida locanda. Voi due poco vino, eh? Non vi perdo d'occhio. Scusate, e chi è questo bel giovine? È mio fratello. Ah. È morto in guerra. Mi dispiace. Povero amore. Abbiamo disponibili due singole e una matrimoniale. Vada per la matrimoniale, grazie. Va bene. Quasi sempre dovevano arrangiarsi con una matrimoniale. E sembrava naturale che vi prendesse posto il Bordiga. Di fianco, poiché il Cercueil e il Pelitti non lo volevano con loro, gli si infilava il Ginetta, convinto che il compagno col solo respiro potesse riscaldare una stanza. Il Bordiga non aveva mai concepito neppure l'idea delle inclinazioni del Ginetta. Gli avessero messo nel letto un uomo, una donna o anche un maiale, era lo stesso. Il Ginetta era stanco a tal punto che non sentiva neppure il russare del vicino. Gli andava sempre a finire contro la schiena, dove dormiva rischiando di essere schiacciato quando la montagna si rigirava nel sonno. Ginetta! Si parte, è l'alba! Dai, sposini, è ora! Ma va al diavolo, va! Devi solo trovare il ritornello, canta Gaia alla lavandaia e la canzone è fatta! Cosa ti ci vuole? Ti metti lì, in un momentino lo butti giù! Facile, facile, pensaci! Buonasera. Buon appetito. Papà, ti dobbiamo parlare. Di questo tuo modo sconveniente di andare in giro. No, papà. No, di questo tuo modo di andare in giro per i paesi. Su quella ridicola motociclettina. Dormire chissà dove. E chissà con chi. Ma si sa benissimo con chi. Sei sulla bocca di tutti. Siamo sulla bocca di tutti. Eh sì, papà, così stanno le cose. Sicuro, papà. È inutile che fai l'offeso. La gente ha ragione. È uno scandalo. È uno scandalo. È una vergogna, papà. Noi ci vergogniamo di mettere il naso fuori da questa casa. Te lo diciamo chiaro e tondo. O cambi tu o cambiamo noi. Ho trovato. Pa 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 pa. Canta Gaia alla lavandaia. E in ginocchio sulla ghiaia, canta Gaia la lavandaia. E in ginocchio sulla ghiaia, canta Gaia la lavandaia. E in ginocchio sulla ghiaia, canta Gaia la lavandaia. E in ginocchio sulla ghiaia. Insomma, io sono la nuova maestra. Per conoscerci, fare l'appello. Annecchini Paolo, Garibaldi, Erode De Mondi. Baravecchia Claudio, Vincenzo Bellini, Cigno di Catania.
Camurrati Italo, Giuseppe Verdi, il re galantuomo. Silenzio! Ma che modo è di fare l'appello? Il maestro ci faceva fare sempre così. Ah sì? E invece adesso facciamo come dico io, eh? Annecchini Paolo, rispondi presente. Presente. Attenti! Seduti. Pardon. La Pegna Carlo. Presente. Monti Giovanni. Assente. Mauri Renato. Presente. Passante Mario. Presente. Pastrone Luigi. Assente. Ricci Gustavo. Presente. Rocchi Massimo. Assente. Santi Paolo. Presente. Sapienza Giulio. Presente. Pilli Giuseppe. Presente. Credimi, io sono contento di questo incontro casuale. Il mio non è un discorso ufficiale, ma due chiacchiere al caffè, capisci? Non ho voluto convocarti in sede. Hai avuto la lettera dal provveditore? Ma sì, la comunicazione che ti hanno sostituito con quella cretina di una bambolona. Non l'hai ricevuta? Ah, forse. Eccola. E non l'hai aperta? Volevo, ma... Tu mi sei simpatico, Bordigoni. Del resto, il fascismo ama le pecore nere come te. Gli estrosi, i disciplinati. Più dei bigotti di partito tipo il direttore Cometta. Sì, però questa volta hai esagerato. E io purtroppo non ho potuto fare niente per te. Se fossero state storie di femmine, se tu fossi stato un puttaniere, mi sarei battuto, capisci? E invece mi sono trovato con le mani legate. E voi, le accuse di immoralità sono pesanti. Molti genitori, a voce per iscritto, hanno chiesto la tua testa. Comunque, sono riuscito a farti tenere ancora come supplente. Perché io sono convinto che un artista può essere molto utile al partito. Bordigoni, io ti voglio recuperare alla cultura fascista. Un consiglio te l'ho già dato, ma tu non l'hai voluto seguire. Ora te ne do un altro e fai in modo che non sia l'ultimo. Tra poco finiscono le scuole. Tu, per 3 mesi, cerca di farti dimenticare. E poi, subito dopo la riapertura, il 28 ottobre, cadrà il 10° anniversario della marcia su Roma. C'è un apposito comitato, da me presieduto, preposto a grandi manifestazioni e festeggiamenti. È un'occasione unica per te. Sei un musicista, Bordigoni. Scrivi qualche cosa. Componi un inno, sì. L'inno del decennale. E lo presenti al comitato. Lo faremo cantare al grande coro della scuola. Vedrai, tutto andrà a posto. Ti ridaranno la cattedra. Mi impegno io. D'accordo? No, lascia stare i soldi. Ma no, offro io. Ah sì, ecco fatto. Io vado. Conto su di te, Bordigoni. Ah, io non ti ho detto niente. Deve essere un'iniziativa tua. Intesi? Ciao. Forzare così i miei sentimenti, colonnello, forse col tempo. Lasciamo decidere al tempo, eh? Adelaide. Oh, ho visto il maestro. Laggiù c'è il maestro. L'ho visto, l'ho visto.
vuoi fare? Maestro! Contessa! Chiedo scusa, maestro. Oh, che grazie. Maledetti tutti e due. Certo. Questa sera. Certo, sicuro? Viene in villa a suonare qualche cosa per noi. Chopin. Vi avverto che il referto medico dà per scontato che la morte della contessa è avvenuta fra le 22:30 e la mezzanotte. Questo vuol dire che se voi siete uscito dalla villa verso le 23:30, sapete molte più cose di quante non me ne avete raccontate finora. Le prometto, signor maresciallo... Commissario. Commissario, che quando sono uscito, la contessa... Ho capito, me l'avete già detto. Era viva. Anzi, mi avete detto soltanto questo, ma io non ci credo. Bordiga, voi siete seriamente sospettato. Cercate qualcos'altro da raccontare. Allora, volete confessare? La contessa Adelaide godeva di ottima salute. Se non fosse stata uccisa, chissà quanto sarebbe vissuta. Voi mi state prendendo in giro! Bordiga, quant'è vero che sono il commissario Bertacchi? Io vi distruggo! Vi mando in galera per tutta la vita! Oh, colonnello, buongiorno. Accomodatevi, accomodatevi pure. Sarò da voi fra un minuto. Bella, mi prendi una sedia al colonnello. Prego. Prego, accomodatevi, colonnello. Dunque, Bordiga, per quanto vi riguarda è inutile continuare. Saranno le autorità giudiziarie che vi faranno parlare. Io vi dichiaro in arresto come sospetto di omicidio della contessa Adelaide Chiavazza. Adelaide? Adelaide. Oh, dolce Adelaide. Che nobiltà d'animo, che grazia. Le sue mani, la sua voce, il suo collo. Mi tremavano le mani mentre l'accarezzavo e l'accarezzavo mentre... La stringevo sempre più, sempre più. Si è addormentata fra le mie braccia. L'ho baciata e sono uscito. Signor maresciallo. Di piedi. Oh, Adelaide. Signor maresciallo. Commissario. Commissario. Amore mio perduto. Posso andare? Sì, andate. Andate pure. Boia Faust, boia Faust. Adelaide. Vivremo insieme per sempre, per sempre. Sì. No, via, via. Sì, sì. Spostatevi, no? Stiamo lavorando. Dai, dai, questo è l'ultimo viaggio. Ginevra? Ginevra, sei pronta? Sì, prendo i libri e vengo. Su, andiamo. Papà, ma come? Ti hanno rilasciato? Papà, ti avevamo avvertito. O cambiavi tu, o cambiavamo noi. Non ci possiamo più stare in questa casa, con questo nuovo scandalo. Coinvolto in un omicidio? Ci siamo decise. Non ci dici niente? Ce ne andiamo, papà. Noi partiamo, papà.
Abbiamo trovato una bella casetta a Porto Margorabbia. Costava poco e così l'abbiamo presa. Saremo più libere. Ciao, papà. Ciao. E non cercare di trattenerci. Ciao, papà. Ginevra? Anselmo? Anselmo? Non c'è nessuno qui. Ma che cosa è successo? Anselmo, il mio amico dorme tranquillo. Ora lo sveglio e sorriderà. Cos'è successo in questa casa? Le figlie. E ti hanno lasciato solo? Non ti è rimasto mica granché, eh? Ma perché non vieni ad abitare da me? Da quando sono morti i miei, ho almeno due stanze inutilizzate. E starei sempre meglio di qui, no? Dai. E dai, Anselmo, su, svegliati, dai! Questa è una buona idea. A casa mia, con me. Domani mandiamo a prendere il pianoforte e la tua roba, va bene? Si trasferì in casa del Ginetta, con un paio di valigie, un baule, il letto di ferro, un armadio e il pianoforte. Quasi senza rendersene conto, vi trascorse tutta l'estate. Allora, ti vuoi sbrigare? Ehi, signor Ginetta! Guardi qua che bel pezzo di bollito. Lo vuole? No, quello no, non me lo mangia. Non glielo mangia! Non glielo mangia! Anselmo, devi fare qualcosa. Questo paese ti odia. Sono appena 3 mesi che stai da me e andiamo sempre peggio. Buongiorno, maestro. Buongiorno. Non lo dico per me, perché io ho le mie amicizie. Ma tu fallo, Anselmo. Componi quest'inno. Cosa ti costa? Fallo. Fallo per me. Ti assisto. Fallo magari in malafede, ma ti prego, fallo! L'ha fatto anche Puccini. Sole che sorgi libero e giocondo. Fammi sentire. Va bene, se ti vergogni me ne vado. Non guardo e non sento. Inno. Nel decennale della marcia su Roma. C'è la marcia, le marcia, c'è le marcia, la marcia, e se marcia, la marcia. Diventare o marcir, moriremo marciando, marciremo muovendo, l'importante è marciare e marcendo.
la marcia, le marcia, se le marcia, la marcia, e se marcia, la marcia, il dilemma è marciare o marcir. Moriremo marciando, marciremo morendo, l'importante è marciare, e marcendo, marciando morir. Il vostro comportamento è contrario all'ordine sociale e morale. A che cosa? Siete un asociale e un immorale. Ecco cosa siete. Io? Sì, voi. E chi allora? Siete o non siete Anselmo Bordigoni? Eh? Dovete sapere che vi si accusa di essere un orecchione. Orecchione? Sì, orecchione, orecchione. Come vi devo dire, invertito, finocchio. Vergogna! Anche le vostre figlie vi hanno abbandonato. Non siete del paese. Siete stato cacciato dalla scuola. Siete persona indesiderabile per i vostri sconci costumi e per le vostre idee politiche. Ma allora, se è così, c'è un posto per uno come me. E così, nel marzo del 1933, Anselmo Bordigoni fu condannato a 3 anni di confino di polizia. Il paese lo lasciò partire solo, senza neanche un saluto. Solo Don Ganimede, sfidando l'opinione pubblica e l'autorità, trovò il coraggio di accompagnarlo. Come accompagnasse al patibolo un condannato senza esserne richiesto. Va anche lei alla stazione? In carrozza, si parte. Il paese intero respirò. Una nuova società, senza peccati né tralignamenti, doveva prendere corpo. Sembrava che tutte le colpe, tutte le vergogne nascoste nelle case, tutti i vizi pubblici e segreti, se li portasse via lui, nelle sue valigie. Era stato, Anselmo Bordigoni, l'ultima apparenza di un passato da dimenticare. L'ultimo segno di vita libera.